Una condanna a 4 mesi di reclusione e a 4 mesi di interdizione dai pubblici uffici, pena sospesa, e 2 assoluzioni perché il fatto non sussiste, si è concluso così davanti al Tribunale Collegiale di Pescara il processo a carico dell'ex sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, accusato di abuso patrimoniale nell'ambito dell'inchiesta sull'assunzione di Guido Dezio a dirigente comunale. L'ex sindaco di Pescara assegnò a Dezio le funzioni di dirigente del suo staff in comune senza procedere ad un bando pubblico come previsto dai regolamenti municipali in vigore all'epoca, era il 22 novembre del 2004. Il PM Paolo Pompa aveva chiesto 1 anno di reclusione. La sentenza è arrivata alla fine di una lunga giornata cominciata venerdì mattina e conclusasi a serata inoltrata. Erano infatti le 21:38 quando la sentenza è stata letta in aula, assente l'ex sindaco D'Alfonso. Il processo sul concorso vinto da Dezio si era diviso in diversi tronconi. Il primo ha fatto registrare una prima condanna con rito abbreviato proprio a carico di Dezio, a 4 mesi l'assoluzione per i membri della commissione. Il secondo ha riguardato il dirigente regionale Giuseppe D'Urbano, condannato a 10 mesi per il reato di falso ideologico. L'ultimo troncone è quello sfociato nella sentenza di condanna di D'Alfonso. Non sono mancati momenti di tensione tra il collegio e il PM Paolo Pompa, che chiedeva che il processo sul concorso truccato e l'inchiesta Housework sulle tangenti in comune, che vede coinvolto anche D'Alfonso, fossero riuniti perché si baserebbero sugli stessi elementi costitutivi. A questa richiesta si è però opposto l'avvocato difensore di D'Alfonso, che già nei mesi precedenti aveva presentato richiesta di riunione dei 4 procedimenti che riguardano l'ex sindaco, ma alla quale è stata data risposta negativa. Dopo una lunga camera di consiglio, il collegio ha respinto l'unificazione dei processi per motivi di opportunità e celerità. Per leggere le motivazioni della sentenza bisognerà aspettare 90 giorni.